Dopo 2 anni di pandemia, 6.000 studenti da tutto l'Abruzzo e non solo tornano oggi a festeggiare al santuario di San Gabriele dell'Addolorata i 100 giorni dalla maturità. Siamo alla 42esima edizione. Giornata veramente spirituale a San Gabriele, spirituale. Il vostro slogan? Degli esami mi interessa o zero, buco tarallo? Ovvero niente. Una sobrietà assoluta ha caratterizzato questa giornata studentesca al cospetto del santo dei giovani, grazie anche ai controlli serrati di 50 pattuglie delle forze dell'ordine che hanno perquisito ogni macchina, autobus e zaini, sequestrando alcol e sostanze stupefacenti. I ragazzi sono stati accolti da musica e parole di benvenuto. Con quali parole accogliete i ragazzi stamattina? Della semplicità, buongiorno, da dove venite, come vi chiamate e siamo qui per voi. Per parlare con voi, per dirvi insomma che anche noi siamo come voi e vogliamo costruire una giornata insieme, fare fraternità, questo gli diciamo. Si confessano o no, Gesù è per tutti. 9 messe, una ogni ora e al termine di ognuna il rito della benedizione delle penne, penne che saranno usate rigorosamente il giorno del diploma. La messa di metà mattina è stata celebrata dal vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi, che ha rivolto agli studenti un messaggio di speranza e incitamento alla valorizzazione dei propri meriti. Quale sarà il suo messaggio a questi ragazzi oggi? Ma il messaggio è che di fronte alle difficoltà della situazione contemporanea, che è veramente per loro un'esperienza che non avrebbero mai pensato, c'è la presenza della Chiesa che vuole incoraggiarli a non aver paura di programmare la propria vita, di pensare davvero sul serio la propria esistenza, perché sono giovani che si preparano alla maturità e quindi a fare grandi scelte per il futuro. Anzi, di fronte alle difficoltà del momento presente, è necessario valorizzare di più le proprie capacità, i propri talenti. Oltre alle messe per gli studenti alla soglia del diploma, c'è di più al santuario di San Gabriele, una preghiera davanti alle spoglie del santo, scritta e inviata come una freccetta che cerca di colpire il possibile voto di maturità. Tu che cosa hai chiesto a San Gabriele? Di passare con 80. Passare l'esame. Solo quello? Sì, solo quello. Non solo forze dell'ordine spiegate per prevenire abusi durante questa edizione dei 100 giorni alla maturità, ma anche un vero e proprio ospedale da campo, realizzato dal 118 dell'ASL di Teramo all'ingresso del santuario, pronto a fronteggiare ogni emergenza. Fuori ci saranno almeno 80 volontari che stanno in giro, giustamente per il controllo. Qui affluiranno i ragazzi che avranno necessità, la struttura, praticamente tre tende 4x8 della Croce Rossa è distribuita in numero di 22 posti, però abbiamo 3 codici rossi, 8 codici gialli e almeno 10 per i codici verdi.